Dunque, grazie dell'invito, grazie della presentazione. Io mi chiamo Luigi Di Stefano e in questa circostanza sono un perito giudiziario con 20 anni di esperienza. Ho lavorato come perito di parte civile, nel caso Ustica, come consulente tecnico della compagnia aerea proprietaria dell'aereo precipitato, quindi ho partecipato all'inchiesta dal 95 al 99. Precedentemente sono stato consulente di Repubblica sul caso Ustica per 6 anni. Ho lavorato per le procure, in particolare la procura d'Ancona. Parliamo sempre di questioni aeronautiche, incidenti, mancati incidenti, spesso per motivi di terrorismo, e per privati in caso di incidenti aerei occorsi a velivoli dell'aviazione generale. Quindi questa è la mia preparazione professionale. Di mestiere faccio altre cose, sono tecnico impianti di adattamento acque, solare fotovoltaico, biomasse e così via. Ormai lavoro da più di 40 anni. Per quanto riguarda la questione di Marò è presto detto, parte proprio dall'esperienza, l'esperienza che ti fa cogliere segnali che la persona normale normalmente non coglie. Io ho iniziato pochi giorni dopo i fatti, quando sul Corriere della Sera apparve un articolo a firma Giuseppe Sarcina che indicava le misure del proiettile scritte in modo irrituale, in modo in cui un perito, un medico legale non le scriverebbe mai. Dava le misure in centimetri, dava la circonferenza invece che il diametro e così via. Quindi, fatte le opportune traduzioni, venuto fuori che questi proiettili non erano i nostri, erano calibro 7,62, per cui i nostri dovevano essere scagionati, i nostri militari, il giorno successivo ai fatti. L'autopsia era fatta dal professor Sasi Gala, direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Trivandrum, incaricato dal magistrato indiano. Ho controllato, visto che il professor Sasi Gala è un'autorità mondiale in materia di medicina forense, e quindi c'era da spiegare due elementi. Primo, perché dava le misure del proiettile in quel modo. Io mi domandai, dico, questo ma che fa il sarto invece che il medico legale? E l'altro, perché i due militari non erano stati subito scagionati, visto che bastava esaminare le armi per verificare che nessuna era calibro 7,62. Da lì ho iniziato a pormi come se fossi il perito giudiziario della difesa e quindi raccogliere tutta una serie di informazioni che via via venivano disponibili. All'inizio mi sono trovato davanti a incongruenze, cioè nulla tornava, non tornavano i tempi, gli spazi, non tornava niente, il puzzle non si ricomponeva. Poi sono risultate evidenti una serie di magagne giudiziarie incredibili, tipo l'esclusione dei periti balistici, due ufficiali dei carabinieri inviati dall'Italia, dalla perizia balistica. Questo basta invalidare tutto l'atto, io non faccio partecipare i periti della difesa, la perizia balistica è un pezzo di carta senza valore. L'affondamento del peschereccio, distruzione dei reperti giudiziari, in Italia del becchi da 3 a 5 anni, i giudici indiani ridanno il peschereccio al proprietario che il giorno dopo lo affonda, togliendo qualsiasi possibilità per i periti della difesa di andare a fare analisi del peschereccio e così via. Quindi in pratica l'inchiesta, chiamiamola così, indiana, accumula tutta una serie di magagne, omissioni che io ho sintetizzato in queste 6 righe. Ognuna di queste righe trova riscontro in un dato oggettivo, verificabile, e quindi in gergo si chiama prova documentale. Quindi se io fossi il perito della difesa dei due accusati, regolarmente nominato, ovviamente, e avessi a che fare
con il magistrato italiano o con il magistrato indiano, questi sono gli argomenti che porterei a favore dei miei assistiti. E tutto quello che vedete qui fa parte di 5 documenti che sono stati consegnati, depositati alla magistratura italiana, quindi a Procura di Roma, fra il 13 di marzo del 2013 e la fine di agosto del 2014. Sono stato sentito dai magistrati come persona informata dei fatti, quindi ci siamo fatti 2 ore e mezza di chiacchierata tutta registrata, dove ho riformalizzato la richiesta di avere i dati radar della nave, perché sono specialista, come vedremo, nell'analisi dei dati radar, e purtroppo per motivi di segreto istruttorio probabilmente questo non ha potuto aver seguito, e speriamo di averli in futuro, perché nei dati radar c'è la prova documentale che i due sono innocenti. Allora cominciamo, io cercherò di essere breve in modo da lasciare spazio a tutte le domande e le considerazioni.